La Sardegna, con i suoi magnifici scenari, è stata il teatro della tappa italiana del Mondiale Rally. Dopo la perentoria tripletta in Portogallo erano ancora una volta gli uomini della Volkswagen il punto di riferimento per tutti. Il rally più lungo della stagione. Saltando nella polvere. Buongiorno, Rally Saline. Un percorso rinnovato con nuove incognite per tutti. Gli sterrati e una natura ostica facevano di questo rally una gara difficile per chiunque, anche per chi, come il campione in carica Sébastien Ogier, si era già imposto in Sardegna nel passato. Sarà una gara molto lunga, con tanti chilometri da fare, quindi dovremmo fare del nostro meglio. Per noi piloti queste sono le strade più tecniche e difficili di tutto il calendario. L'obiettivo è riuscire a guidare come ho fatto nei giorni di sabato e domenica in Portogallo. Normalmente quando hai delle buone performance vengono anche i risultati. Dopo lo shakedown del giovedì, la gara entrava come sempre nel vivo il venerdì, con Chris Meek che usciva presto dalla lotta per la vittoria capottandosi con la sua DS3 WRC, mentre stupiva Paddon che con la Hyundai si issava in testa al rally. Ogier teneva botta, ma Mikkelsen con la terza Volkswagen usciva presto di scena a causa di una toccata fatale per la sua Polo WRC. Nella prova speciale 3, poco prima della fine della prova, c'era una curva veloce a sinistra con una grossa buca. E quando sono entrato nella buca con la posteriore destra, si è danneggiata la sospensione della vettura. Abbiamo provato ad aggiustarla, ma è stato molto difficile. Quindi alla fine è stato un mio sbaglio e non posso incolpare nessun altro. Quasi incredibilmente, Aidan Paddon, terzo pilota Hyundai, per tutta la giornata del venerdì, riusciva a rimanere in testa alla gara, braccato da vicino dalla Volkswagen di Ogier, mentre al terzo posto Latvala perdeva terreno. Sono contento, è stata una buona giornata. Sempre è difficile, ma se pensiamo alla giornata di domani, che sarà molto più lunga, sarà veramente una sfida. Le prove speciali del sabato sarebbero state quelle decisive per le sorti della gara. I meccanici lavoravano sulla vettura di Mikkelsen rimettendolo in condizione di gareggiare, ma ormai solo Ogier e Latvala potevano portare la vittoria al team tedesco. Il team ha fatto l'impossibile per rimettermi in gara dopo i danneggiamenti che avevo causato, quindi grazie a loro. Mentre il sorprendente Paddon continuava a menare le danze in testa con la sua I20 WRC, Ogier e Latvala tentavano di recuperare terreno con alterne fortune. In particolare il pilota nordico sembrava scatenato, piazzandosi secondo dopo aver vinto diverse speciali, ma alla fine un errore gli costava molto caro. Le cose proprio non funzionano in questo rally. Avevo la velocità ed ero molto contento delle mie performance, ma c'erano altre cose che non andavano. C'era una grande roccia sulla strada e quando l'ho colpita questa sospensione qui si è danneggiata. E ora non funziona più del tutto. Ed è stato davvero orribile dover guidare per 8 km con 3 sospensioni. Con Latvala ormai lontano dal podio, al terzo posto saliva la Citroën di Östberg, mentre Ogier lasciava sfogare Paddon in testa adottando una tattica accorta. A questo punto della gara la cosa principale per noi è tagliare il traguardo. Abbiamo avuto dei problemi, ma anche guardando il risultato della Power Stage, le cose in campionato si possono mettere bene, quindi di sicuro l'affronterò senza rischiare troppo, ma cercando di prendere qualche punto.
Se Ogier sembrava non troppo incline a prendere dei rischi, era la fortuna a venire in suo soccorso con Paddon, che perdeva la testa della gara dopo un testa coda e poi molti secondi a causa di una pietra che rompeva la trasmissione della Hyundai rallentandolo molto. Il pilota francese poteva dunque affrontare le ultime prove speciali della domenica con un margine di assoluta tranquillità. Intanto sfumava il podio per Rosberg, che dopo una toccata su una roccia scivolava al quinto posto in favore dell'altra Hyundai di Neville. Ogier andava dunque a vincere davanti alle vetture coreane, aggiudicandosi anche i 3 punti della Power Stage finale. La cosa che mi ha più impressionato delle performance del team è stata la Power Stage, dove abbiamo fatto una tripletta, dimostrando qual era il nostro vero livello. Latvala e Mikkelsen sono stati davvero molto sfortunati, con delle toccate e dei danneggiamenti, ma tutto il team ha lavorato come sempre insieme e alla fine Sebastian è riuscito a vincere. E penso che abbia guidato davvero benissimo una delle sue migliori gare. Abbiamo fatto del nostro meglio e ha funzionato. Sono davvero contento, per il team è un grande risultato, perché nei costruttori siamo messi molto bene e anche per me è tutto perfetto. Quindi andrò a festeggiare nei prossimi giorni. Con questo risultato Ogier allunga ancora in classifica, dove sale al secondo posto Rosberg, mentre tra i costruttori si riaffaccia la Hyundai al secondo posto dietro alla corazzata Volkswagen.